Cioè, questa è la cosa più importante che dobbiamo capire. Cioè, chi siamo noi oggi? Chi è il Movimento 5 Stelle? Noi stiamo andando oltre, cioè stiamo sognando un nuovo modo di fare politica, ma un nuovo modo che non è solo di fare politica, ma è di vivere e di comprendere qual è il sogno che stiamo portando avanti. Cioè, io ho cominciato la mia attività, eravamo in tre persone sedute a un tavolo di un bar, e una di queste, tra l'altro, è qui, è lì. E sostanzialmente io e lui ci siamo visti, io e Antonio, Livia, ci siamo visti perché il nostro paese, la nostra città non ci piaceva, non sapevamo dove sbattere la testa, perché la sbattevamo da una parte, ci trovavamo la Democrazia Cristiana, la sbattevamo dall'altra, ci trovavamo il PD che era peggio della Democrazia Cristiana. Ci siamo trovati imbrigliati, non avevamo uno spazio libero dove poter esprimere le nostre idee. Lì c'era il figlio di Tizio, lì c'era il figlio di Caio. Allora, questo deve essere il nostro spazio libero. Cioè, immaginate il giorno in cui siamo visti, era il 2006, immaginate oggi quanto tempo è passato, sono passati 7 anni, e uno di noi oggi all'interno del Parlamento che può finalmente portare le nostre istanze, i nostri problemi all'interno delle istituzioni che contano. Immaginate cosa ci è voluto, 7 anni di attività. 7 anni di attività significa fare dei gazebo, informare la gente, fare punti di aggregazione. La vera forza che noi ci siamo dimenticati di avere è che siamo noi. Cioè, spesso ci spengono qualsiasi cosa, ci spengono i sogni. Il Movimento 5 Stelle non nasce per sostituire il potere attuale. Il Movimento 5 Stelle nasce per cambiare, per stravolgere il meccanismo che conosciamo benissimo. Cioè, qualcuno che tiene il potere e noi siamo dei sudditi. Lo siamo sempre stati. Noi abbiamo aperto gli occhi e abbiamo detto benissimo, da oggi basta. Noi vogliamo semplicemente prendere il potere e distribuirlo ai cittadini. E lo stiamo facendo passo dopo passo. Ed è per questo che abbiamo delle regole molto precise, che non sono così banali. Il fatto che ognuno di noi abbia il limite di 2 mandati non è una cosa banale, perché se tu stai più di 2 mandati là dentro, diventi come loro. Io a fianco in Parlamento, dopo 3 scranni, c'ho il nipote di Ciriaco De Mita. Cioè, vi rendete conto? Ciriaco De Mita sta in Parlamento e là, io a 3 scranni da me c'ho il nipote. Quindi se noi stiamo più di 2 mandati là dentro, diventiamo come loro, dei vecchi, incancreniti, degli zombie. Anche il Bersani, quando lo vedete, c'ha un colore diverso dagli altri, non riesco a capire, è grigio, ha un colore grigio, quindi noi non vogliamo diventare così. Perché restituiamo metà del nostro stipendio? Perché? Perché? E questo poi gli altri non me lo rispondono mai, io non capisco mai perché gli altri non lo fanno. Io chiedo, noi restituiamo metà del nostro stipendio non perché è una mossa populistica, ma perché in questo momento, quando la gente la trovi una persona di 60 anni, immaginate uno di 27 anni che vede una persona di 60 anni rovistare in un cassonetto dell'immondizia, e sapete benissimo che sto dicendo la verità, non sto esagerando, come fa a prendersi e intascarsi 17.000 euro e dire sì, ma io una parte la do al mio partito? Non va bene, le scelte che noi abbiamo sono quelle di restituire metà dei nostri soldi allo Stato, in un fondo per le piccole e medie imprese, perché è lì che noi pensiamo ci sia l'ossatura del paese. Quindi immaginate questi strumenti, sono solo strumenti, reddito di cittadinanza, chi perde il lavoro deve avere la garanzia di poter vivere, chi ha più di 18 anni deve avere la garanzia di non dover andare a rovistare in un cassetto dell'immondizia e di aprire una pagina di giornale e trovare degli annunci di lavoro. Cioè, è una cosa banalissima, ma nella nostra provincia sappiamo bene che non c'è, nella nostra regione non c'è. Sembrano delle banalità, però io vi invito a riflettere su queste banalità. Noi siamo i più banali del mondo. Noi stiamo cercando di riportare la semplicità all'interno della politica. Questo è lo scambio che stiamo facendo. Vi dico l'ultima cosa. Ieri, siamo stati a Napoli a prendere dalle mani dei cittadini che abitano nella Terra dei Fuochi gli emendamenti, cioè le proposte di modifica per il decreto legge del governo. Cioè, noi andiamo dai cittadini, ci prendiamo le loro idee e le portiamo all'interno del Parlamento. Questo fa un portavoce, questa è la politica, questa è la semplicità, è un concetto alla base di tutto. Tutte le strutture che abbiamo possono funzionare. Il sindacato potrebbe funzionare un partito, soltanto se ci fosse un concetto che dobbiamo avere in testa tutti quanti, dal quale ci dobbiamo uscire da questo meeting. Uno è che dobbiamo partecipare tutti, e il secondo è che dobbiamo far tornare di moda l'onestà. È semplice.
Grazie a tutti.